Oggi 7 gennaio 2013, caldo della Madonna. Lunedì gli altri lavorano, io vado sul crocione perché io sono ricco. Adesso, se le ginocchia me lo consentono, provo a fare la rampa finale, che è questa qua, bella in piedi. Buah. Ogni volta che la comincio mi pento subito dopo, però la fatica per andare in montagna bisogna farla. Se ce la faccio riprendo mentre salgo alcuni tratti, non vorrei cadere per fare il video. Dopo le montagne la riprendo dall'alto. Ok, ci vediamo a metà salita. Ecco, ho cominciato da un paio di minuti. Devo guardare dove metto i piedi, quindi mi perdonerete se le riprese non sono ottimali. E non è facile. Fino adesso non mi sono ancora pentito. Ma ci manca poco. Mi sembra di essere un idiota con la fotocamera in mano mentre salgo. Se mi vede qualcuno, chiama la Croce Verde, grazie. E non devo dire parolacce. Mi si è stato fissando il braccio sinistro, a tenerla così. È dura, stacco un attimo, riprendo dopo. Sono non ancora a metà, ma ci manca poco. Adesso provo a salire un po' qua. Sembra vicina la croce, ma non si arriva mai su. Questo qui è ancora abbastanza bello perché ci sono dei gradoni. Invece proprio vicino alla croce non c'è un proprio vero sentiero. Si va un po' a stime su per l'erba. Arrampica. Adesso è ancora caldo, però comincia un po' un'arietta, ma si sta ancora bene, maniche corte. Ho mangiato un panino 200 metri sotto perché cominciavano a non andare più le gambe e volevo fare sto pezzo finale con un po' di energia ancora. Adesso con la scooter che sto riprendendo vado molto adagio, quindi faccio un po' meno fatica del solito. Ok, questo qua è forse uno dei punti un po' più pericolosi, che siamo proprio sulla costa. Io ho il mio bastone magico che appunto
Adesso mi sto riposando spesso perché mi riguarda i filmati che faccio. Sembra di essere il Bonatti dei poveri a fare le riprese. Devo stare attento a dove metto i piedi. Devo provare. Ok, dai. È che non sempre si possono fare piccoli passi come adesso. Chiudo un attimo, grafo più. Ecco, siamo vicino alla croce. Qua c'è ancora un po' di sentiero. Ho trovato una delle mie ragazze che mi aspetta. Adesso non, io la vedo, ma vediamo se si vede. Avvicino un po'. Arrangiarsi come si può. Hai capra, così la capra ce l'ho davanti, adesso si mette a defecare sul sentiero e dopo scivolo io. Ah, capri. Ok. Sono un po' di capri. Ecco, devo cercare di arrivare prima di loro, io non vado di lì. Io vado su di qua, dove c'è quella capretta davanti lì. Ecco, sul muro finale, qui devo stare un po' attento perché pensavo che ero più asciutto, ma in alcuni punti è andata via la neve di recente e è rimasta la terra un po' umida. Posso andare con calma, adagio e senza fretta, quindi che qua basta mettere un piede in fallo, tirami via un po' dalla costa, se no. Ok, devo mantenere, guarda che bello, siamo quasi arrivati, ma non bisogna abbassare la guardia fino in fondo perché anche il punto qua è un po' brutto e sentire quello che è. Adesso sto un po' lontano dalla costa. Ok, ecco qua, sono un po' più in costa. Ok, adesso siamo arrivati, posso anche tirare un sospiro di sollievo. Eccomi qua, stanco ma soddisfatto. È la mia settima, ottava volta che ero sul crocione da 3 anni a questa parte. Eccolo, oh, mo sono sul piano. Gradi.
sempre più dura. Sta invecchiando, le ginocchia quel che sono, qua c'è il sole contro. Fratello, se riesco da solo in minuti 3,5 poi torno a casa, adesso vedo. Ah, quello è Galbiga, ah che scemo, vero? Quello è Galbiga, è il rifugio Venezia, era qua. Che pigo, l'altra volta non capivo cosa che era. Ma Galbiga oggi no. Eccomi qua. Beh, soddisfatto. Pensavo che i miei colleghi stavano lavorando come dei pazzi.